inarcare la nuca, inserire il tampone nasale. In Emilia-Romagna si parte con la sperimentazione del nuovo sistema per tracciare l'andamento dei contagi di Covid-19 con i test fai da te. Si rivolge a quei 2 milioni di persone che in regione si sono sottoposte al ciclo vaccinale completo 3 dosi, che da mercoledì, dopo aver effettuato un tampone rapido attraverso il fascicolo sanitario elettronico, potranno comunicare l'esito, iniziare o terminare l'isolamento. A casa fare un'operazione molto semplice, che è quella appunto del test nasale, e nel caso che si riscontrasse una positività, inserire direttamente con la, diciamo, sistema digitale del fascicolo sanitario elettronico la propria positività nel fascicolo. Da questo momento parte il conteggio, che secondo indicazioni ministeriali dura 7 giorni per chi ha ricevuto la dose booster. In presenza di febbre, tosse o raffreddore non sarà possibile accedere a questa procedura e la via rimane sempre quella di rivolgersi al medico curante. La perplessità principale riguarda la tipologia di tamponi, considerati meno affidabili rispetto a quelli molecolari. Con l'utilizzo di questi test noi apriamo una finestra e verifichiamo quello che c'è di infettivo nella popolazione. Non verifichiamo gli infetti, o meglio, tendiamo a non verificare gli infetti, ma a verificare quelli che sono infettanti, oltre a essere infetti, cioè quelli che hanno responsabilità nel trasmettere l'infezione. Nella prima fase di sperimentazione saranno fatti controlli a campione per verificare la coincidenza del risultato del test rapido con quello molecolare.